Salve, benvenuti in questo nuovo video. Grazie per aver scelto di seguire questo canale. Grazie, benvenuto. E sono lieto di presentarvi un altro video in cui trattiamo di un altro argomento importante. E io che vi sto parlando, come lo sapete, sono Gamarenio Sava, fondatore del sito permessodisoggiorno.org. Grazie di tutto, grazie a tutte le persone che si sono iscritte su questo canale, grazie e benvenuti. Se non l'hai ancora fatto, hai tempo di farlo, quindi segui le indicazioni qui sotto in basso, iscriviti e così riceverai sempre le notificazioni. Allora, qual è l'argomento di oggi? L'argomento di oggi è soprattutto, visto che siamo nel momento in cui tante persone stanno pensando di andare in vacanza, sia in Italia oppure in altro paese, se la situazione sanitaria lo consente. E quindi oggi parliamo della possibilità di viaggiare con la ricevuta o con il permesso di soggiorno e i rischi che ci sono. Quindi il tema di oggi sarà riassunto i due consigli che divideremo in due momenti diversi. Quindi questi due momenti sono prima della partenza, quindi può essere partenza per le vacanze, partenza per un viaggio, sia un'altra città italiana, anche un'altra città europea oppure di un altro paese, insomma. E cosa succede se, per esempio, ti rubano il tuo permesso di soggiorno oppure tu lo perdi, insomma, se essendo fuori Italia, essendo un altro paese che non è in Italia, insomma, e cosa si può fare, come si fa a tornare in Italia. Se magari stai pensando a un viaggio, oppure conosci qualcuno che sta facendo, che sta programmando un viaggio, oppure che sta fuori Italia, non esitare di mandargli questo messaggio tramite WhatsApp, tramite Facebook e così via. Questo messaggio può aiutarti a vivere bene il tuo soggiorno, il tuo viaggio in un altro paese europeo. Quindi questo è l'argomento di oggi. Prima di iniziare questo argomento, inizio con un messaggio. Leggo un messaggio che abbiamo ricevuto di qualcuno che ci ha scritto sul sito, sulla nostra pagina Facebook. Quindi sentite cosa ha detto in questo messaggio. Lo leggo tutto così, ma e poi dopo torno sull'argomento di oggi con questo video. Questa persona che ci scrive si chiama Maria, quindi dico il nome, il cognome lascio così per la sua privacy. Buongiorno, vorrei chiedervi un'informazione perché sono veramente disperata. Io con la mia famiglia ci stiamo preparando per andare in vacanza dai miei genitori anziani che sono rimasti nel nostro paese. Avevo chiesto il rinnovo del mio permesso di soggiorno 2 mesi fa, ma non è ancora pronto. Anche oggi ho controllato online, niente. Non posso viaggiare con la ricevuta perché il nostro viaggio prevede uno scalo di 4 ore a Madrid, in Spagna. Avevamo già comprato i biglietti dell'aereo per 4 persone. Io, mio marito, i nostri 2 figli. Questi biglietti non sono rimborsabili perché non avevamo tanti soldi. Vi prego, cosa ci consigliate di fare per poter viaggiare o non perdere tutti i soldi che avevamo pagato per aereo? Grazie per il vostro lavoro e buona giornata. Vi seguiamo sempre su Facebook. Quindi questo è un messaggio che questa persona ci ha mandato, che ci ha spinto appunto a farvi questo video per darvi 2 consigli che vediamo subito in questo video. Come lo sapete, quindi c'è la possibilità di viaggiare durante le vacanze, chi ha la fortuna di avere un lavoro, quindi ha la possibilità durante l'estate, per esempio, di prendere giorni di ferie, quindi può decidere di andare a visitare una città italiana o un paese europeo, oppure può anche decidere di tornare nel suo paese. Quindi, come lo sentite in questo messaggio appena letto, questa persona che ci scrive vorrebbe andare in un altro paese, quindi un altro continente. Allora,
Ci sono due possibilità, cioè tante possibilità che ci sono, quindi viaggio in Italia, viaggio in Europa e viaggio in un altro paese. Quando dico in Europa voglio dire i paesi dell'area Schengen. Allora, adesso vi dico in generale le procedure oppure da seguire oppure le precauzioni che bisogna prendere per viaggiare in questi tre casi, specialmente se uno ha la ricevuta, non ha ancora un permesso di soggiorno valido, magari sta aspettando perché ha chiesto il rinnovo come abbiamo sentito nel messaggio. Quindi ricordiamo che chi ha un permesso di soggiorno in corso di validità, chi ha una validità di circa 3 mesi, cioè 90 giorni, ha la possibilità di viaggiare anche nei paesi dell'area Schengen che accettano la libera circolazione. Mentre per altri paesi che non fanno parte di quest'area Schengen, quindi vi lascio il link in descrizione per conoscere tutti i paesi di quest'area Schengen, bisogna prima di tutto informarsi se non c'è bisogno di chiedere un visto, perché in tanti paesi c'è possibilità, insomma, di andarci senza visto perché ci sono le convenzioni tra paesi che permettono ai cittadini dei due paesi di poter viaggiare senza dover chiedere il visto. Allora, andiamo in ordine. Prima di tutto, un viaggio in Italia. Allora, quando uno fa un viaggio in Italia, se non ha un permesso di soggiorno, magari ha soltanto la ricevuta e quindi viaggiare è possibile dal nord al sud, dal sud al nord, dall'est all'ovest. L'unica precauzione che bisogna prendere quando uno viaggia è non dimenticare i documenti. Quindi, visto che la ricevuta in sé non ha una fototessera, quindi di riconoscimento, deve essere accompagnato dal vecchio permesso di soggiorno, se si tratta del rinnovo, oppure da un passaporto. Questo è importante, un passaporto o un titolo di viaggio, perché come lo sapete, spesso troviamo sui treni oppure in aeroporti, nelle stazioni delle forze dell'ordine, quindi della polizia che fa dei controlli. Quindi per viaggiare in sicurezza bisogna prendere quindi la ricevuta, il vecchio permesso di soggiorno, eventualmente anche prendere il passaporto. Quindi questi tre elementi ti permetteranno di viaggiare tranquillamente in Italia senza nessun problema. Allora, parlando di un viaggio in Europa, nell'area Schengen, ci sono due casi che bisogna distinguere. Quindi, come ho detto poco fa, la libera circolazione nei paesi europei prevede la possibilità di andarci, di viaggiare fino a 90 giorni. Allora, 90 giorni che significa? Uno può andarci, andare a fare turismo in un paese per 3 mesi, senza superare i 90 giorni. Se si supera i 90 giorni, bisogna chiedere un visto speciale secondo il motivo per cui si è scelto di rimanere in questo paese. Allora, vediamo un attimo in caso di possesso di una ricevuta. Allora, fino adesso il Ministero dell'Interno, secondo anche una comunicazione che è ben visibile sul sito della Polizia di Stato, anche sul sito del Ministero dell'Interno, non consiglia di effettuare i viaggi sia per il turismo, sia brevi o lunghi nei paesi dell'area Schengen, se non sei in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Quindi non è consigliato di viaggiare nei paesi dell'area Schengen, quindi nei paesi europei, diciamo così in generale, senza avere un regolare permesso di soggiorno che abbia almeno fino a 3 mesi, insomma, di validità. Perché questo? Questo perché ogni paese si assume la responsabilità delle persone che ha, però queste persone devono avere un regolare permesso di soggiorno. Quindi chi viaggia in un altro paese può rischiare, appunto, in caso di controllo, di essere trattenuto perché non ha un permesso di soggiorno regolare, sia per quel paese sia anche per l'Italia. Quindi, per evitare tutti i problemi, oppure per evitare che le tue vacanze siano rovinate a causa di questa mancanza di controllo, il primo consiglio quindi che vi diamo è di controllare e verificare la validità dei permessi di soggiorno
prima di fare, di comprare i biglietti, per esempio, oppure di fare la prenotazione di un albergo e così via, per evitare il problema che abbiamo sentito nel messaggio della signora che ci ha scritto. Quindi, anzitutto, controllare se si è in possesso di un regolare permesso di soggiorno ancora valido. Quindi, se un permesso di soggiorno non è valido, si può sospendere questo viaggio in un altro paese, soprattutto in Europa, e poi pensare a viaggiare in Italia. Ci sono tantissime città che si può visitare, sappiamo, per esempio, al nord ci sono tante bellissime città, in centro ci sono tantissime bellissime cose da vedere, al sud, non dico, ci sono tantissime cose da vedere. Se non sei in possesso di un regolare permesso di soggiorno, il mio consiglio è di non viaggiare in un altro paese europeo, quindi di concentrare il tuo viaggio, le tue vacanze in Italia. Allora, questo è importante, prima di fare ogni acquisto, sia di biglietto sia di prenotazione dell'albergo, oppure di segnalare agli amici che ci andrai, sapendo che comunque non hai un permesso di soggiorno valido. Un'altra possibilità di viaggiare è nei paesi che non fanno parte di questa area Schengen di cui abbiamo parlato poco fa, e soprattutto se uno deve tornare nel suo paese d'origine, quindi un paese che non è europeo. Allora, che succede e cosa bisogna fare? Allora, il regolamento attuale prevede, dà la possibilità di poter viaggiare nel paese d'origine con la ricevuta. Quindi è possibile viaggiare nel suo paese d'origine a condizione che si parta e si usi la stessa frontiera. Per esempio, se uno diciamo, parte da Fiumicino, deve arrivare anche a Fiumicino, quindi è quello che si chiama la stessa frontiera di partenza e di rientro. Quindi questo è importante, è possibile quindi viaggiare a condizione che non si faccia uno scalo nei paesi dell'area Schengen di cui abbiamo parlato poco fa. Questo è importante, quindi la possibilità di viaggiare con la ricevuta rimane verso il paese di origine. Allora, se uno magari invece di andare nel suo paese d'origine pensa di andare in un altro paese che non è paese d'origine, che non è neanche un paese dell'area Schengen, quindi un paese europeo, diciamo così. Allora, in questo caso bisogna informarsi prima di tutto all'ambasciata o il consolato del tuo paese in Italia per sapere se hai bisogno di chiedere un visto o no. Allora, e cosa succede in questo caso? Se c'è bisogno di chiedere un visto, allora in questo caso il visto verrà messo nel tuo passaporto, quindi poi ti informerai sulla possibilità di andarci. Però facendo attenzione che se per esempio se non vai nel tuo paese con la ricevuta, puoi avere delle difficoltà per ritornare in Italia, quindi sarebbe importante evitare ogni viaggio che non è importante durante l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Questo perché può darsi che anche durante questa attesa le autorità italiane, la questura, possa avere bisogno di comunicarti, di contattarti, quindi devi essere raggiungibile se ti chiamano per chiederti un'informazione oppure per integrare un documento che manca. Allora, ci siamo. E ricordo, se stai guardando questo video, se non ti sei ancora iscritto, quindi di farlo, non ti costa nulla, ti permetterà di essere aggiornato e di essere avvisato quando pubblicheremo un altro video. Andiamo subito, torniamo su questo argomento, andando verso la conclusione di questo video, ricordandovi un altro elemento importante. E cosa succede se per esempio ti rubano il tuo permesso di soggiorno oppure tu lo perdi, insomma, se essendo fuori Italia, essendo un altro paese che non è in Italia, insomma, e cosa si può fare, come si fa a tornare in Italia? Allora, esiste la possibilità di chiedere un visto di reingresso, però prima di chiedere questo visto di ingresso ci sono due passi che bisogna compiere. Il primo passo è di andare a fare la denuncia subito presso le forze dell'ordine del paese dove ti trovi.
Allora, quando fai la denuncia, quando dichiari questo smarrimento, questa perdita oppure furto dei documenti, ti rilasciano una dichiarazione, quindi della perdita dei documenti. Con questo documento, quindi il secondo passo da fare, bisogna andare presso la rappresentanza diplomatica italiana, quindi può essere il consolato oppure l'ambasciata italiana nel paese dove ti trovi per cominciare a fare la procedura a fare la procedura per tornare in Italia. Quindi il nostro secondo consiglio è di stare attento per quanto riguarda i documenti quando si è all'estero. In tantissimi paesi esistono dei furti, c'è possibilità di perdere documenti, però tutto questo ti fa perdere non soltanto tanto tempo, ti fa perdere già l'ambiente di vacanza di cui ti stavi godendo e poi ti fa anche perdere anche la possibilità di tornare in tempo, perché se fai la denuncia della perdita dei documenti e poi fai la richiesta del rilascio del visto dell'ingresso in Italia, bisogna aspettare, perché anche l'ambasciata italiana o il consolato italiano ha bisogno del suo tempo per poter contattare il Ministero dell'Interno in Italia per sapere se veramente questo permesso di soggiorno dichiarato perso o rubato esiste o no, prima di lasciarti tornare in Italia. Quindi tutto questo ti prende più tempo e poi in questo caso puoi rischiare di perdere l'aereo, quindi di ritorno che hai prenotato. Se non avevi abbastanza giorni, puoi rischiare anche quindi di non essere puntuale al rientro, a riprendere il tuo lavoro dopo le tue vacanze, per esempio. E quindi la cosa importante è di fare attenzione quando uno sta fuori Italia con i documenti. Quindi se succede purtroppo, bisogna quindi pensare a questa procedura di chiedere visto di reingresso per poter tornare in Italia. Vi lascio in descrizione tutte queste informazioni di cui ho parlato e la procedura che bisogna seguire in caso di viaggio in Europa con la ricevuta, in caso anche di perdita dei documenti o di furto dei documenti, per spiegarvi la procedura che bisogna seguire per chiedere questo visto di reingresso. Quindi penso che questo sia importante, quindi i nostri due consigli sono due. Prima della partenza, verificare di avere un permesso di soggiorno che permette di viaggiare tranquillamente senza nessun problema, prima di fare qualsiasi tipo di acquisto oppure di prenotazione. Il secondo consiglio, quindi, riguarda quando si è fuori Italia, per evitare la perdita di tempo, la perdita di soldi, anche la perdita anche di riprendere il lavoro in tempo, e fare attenzione ai documenti e poi ricordarsi che esiste la possibilità di chiedere un visto di reingresso in Italia in caso di furto o di perdita dei documenti. Spero che questo sia chiaro. Se hai delle domande, non esitare di lasciarle nei commenti, ti rispondiamo come lo facciamo di solito. Quindi grazie di aver seguito questo video. Ci vediamo prossimamente, un altro video importante. Grazie, a presto!